Pochissimi fatti, pochissime parole, tantissimi fatti, forse i 3 punti più pesanti fin qui della stagione. Per assurdo avete giocato meglio in gare che non avete vinto, quel Cavassi mi viene in mente secondo tempo super goleggione col San Giuliano, però insomma oggi contava solo quello. Sì, sembra che il calcio conti tanto la vittoria, quindi ce la prendiamo e ce la teniamo stretta. Sono molto, molto contento, soprattutto di non aver ripreso gol. Questo è un dato che ci deve dare autostima sotto l'aspetto difensivo. Credo che abbiamo fatto una partita molto tosta sotto l'aspetto difensivo contro giocatori non indifferenti. Sono molto contento dei 3 punti. Come ho detto ieri, non cambio idea oggi, testa bassa e pedalare. Cosa invece è mancato secondo te nel primo tempo per concedere ancora meno, per produrre qualcosa di più, oppure comunque ti aspettavi una gara così in equilibrio? No, oggi è mancato sicuramente del palleggio, nel senso che loro avevano questa pressione senza neanche pensare troppo alle uscite, a volte arrivavano anche su due o tre nostri giocatori. Il nostro giocatore che aveva la palla veniva attaccato da 3 giocatori, noi abbiamo portato troppo la palla e spesso e volentieri abbiamo subito la cattura del pallone. Avremmo dovuto farla girare di più, però se devo dire siamo stati tenaci e dobbiamo diventare tenaci e belli, ci sarà tempo anche per questo, intanto portiamo a casa 3 punti. Oggi insomma si vedeva che Sala non stava benissimo perché non ha fatto il solito Sala, avete anche un po' sofferto quello che non vi ha dato la solita qualità l'uno contro uno. Sì, vero, però ho visto una rondina in crescita nello spezzone che è entrato. Come ho detto, devono sentirsi tutti importanti. Oggi l'unico mio rammarico è non aver potuto far entrare tutti perché il regolamento non lo concede, ma in questo momento si stanno allenando forte tutti e meriterebbero tutti di fare almeno uno spezzone di partita. Ho visto che ti sei arrabbiato alla fine per qualche gestione, magari bisogna andare sul calcio d'angolo invece che provare un dribbling uno contro tre, no? Sì, lui era forse probabilmente tranquillo di tenere la palla, cosa non è accaduta, si poteva gestire meglio, però fortunatamente aveva fatto un cambio rivedendo un po' i fantasmi del passato, mettendo Rossi e Cortesi e alzando i centimetri della squadra. Infatti, diciamo, l'ultima punizione laterale, insomma, è andata a finire diversa che contro San Giuliano. Il gol annullato a Calanca, mister, hai capito qualcosa? O Ma ti sicuramente ha detto qualcosa no, Sala? l'arbitro subito pensava fuori gioco perché ha alzato il braccio, poi con la guardalinea non aveva il braccio alzato, quindi ha fischiato fallo sul giocatore che era a terra loro. Grazie. Grazie, mister. Grazie Francesco, allora queste sono le gare che quando si vanno a commentare si dice valgono doppie, no? Gare in equilibrio contro una squadra che veniva da un ottimo momento. Per la seconda volta non si prende gol, insomma tante cose positive, forse non il più bel calcio dell'anno, ma adesso conta davvero poco. Sì, è stata una gara positiva e la cosa secondo me migliore è stata non prendere gol. Abbiamo dato continuità al risultato di mezz'ora in fase difensiva e sono sincero, abbiamo fatto partite giocando un calcio spettacolare e non portando a casa punti e oggi abbiamo portato a casa punti, quindi l'importante era quello, l'importante era dare continuità ai risultati e siamo contenti per quello. Quella scintilla dopo Ravenna è scoccata con queste 2 vittorie, secondo te? Sì, è scoccata, ci siamo compattati, ci siamo uniti ancora di più e ci tengo a ribadire il fatto che comunque questo qui è un gruppo unito, compatto, dentro e fuori al campo, quindi è servita sicuramente e non meritavamo di passare un momento così difficile, magari dove sono nati dubbi su di noi, su quello che potevamo essere o non essere. Questa è una squadra forte, l'ha dimostrato e lo dimostrerà sicuramente. Sei uno degli ultimi arrivati nel gruppo, però insomma ti sei ritagliato subito il ruolo da protagonista, non ho idea di quanti chilometri hai fatto oggi, però veramente infiniti, credo insomma, che sei già diventato uno dei leader, il tuo Mandelli lì in mezzo è fora pane, anche per il mister è un problema farvi ruotare perché siete talmente insostituibili. Sì, sono contento perché ho raggiunto la squadra a fine mercato, era a fine agosto, quindi non era facile conquistare il posto sin da subito,
e mi ha aiutato il fatto di aver conosciuto il mister già a Ravenna, però nessuno è insostituibile in questa squadra. I giocatori che abbiamo in panchina, a centrocampo specialmente, sono giocatori forti, c'è Boali, c'è Rossi, c'è Cortesi. È una squadra completa, più che altro per il mister è difficile ogni volta fare la formazione, credo, perché è una squadra veramente completa, fatta di giocatori forti e competitivi. Grazie Francesco. Grazie. Dopo di te. Direttore, allora una classica partita in equilibrio che si sblocca probabilmente chi segna per primo la porta a casa, un paio di occasioni a testa, alla fine l'ha vinta il Carpi, immagino insomma che ci sia del rammarico per voi. Ma ha fatto la giusta analisi, proprio una partita equilibrata, ma equilibrata su uno spettacolo direi abbastanza scadente da entrambe le parti, almeno io questa partita ho visto. Merita al Carpi che è riuscito a sbloccarla sul rigore netto e senza ombra di dubbio che c'era, pertanto in cui merita al Carpi. Non mandiamo nessuno oggi alle interviste perché sì, siamo molto rammaricati, ma rammaricati in casa nostra, nel senso che, come ho sempre detto nelle interviste, noi avevamo iniziato il campionato con degli obiettivi che oggi logicamente vengono meno, soprattutto oggi c'è un divario importante tra le prime classifiche e noi. Credevamo di essere almeno in una zona più tranquilla, in una zona playoff, mentre siamo in una zona playout con uno dei budget più importanti della Serie D, quindi probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa. E come ho sempre detto, analizziamo partita per partita e facciamo le riflessioni partita per partita. Ecco, stasera abbiamo fatto una riflessione importante, che non è positiva logicamente per quello che riguarda la nostra compagine. Ci sono anche riflessioni su Baiano? No, assolutamente. Le chiedo una battuta sul Carpi, visto che avete affrontato anche altre delle squadre lassù, che impressione le ha fatto oggi? Io credevo dopo i risultati delle ultime domeniche del Carpi, specialmente del 4-0, se non ricordo male, della domenica scorsa, credevo di trovare sinceramente una squadra molto più agguerrita e molto più tecnica. Invece ho trovato una squadra ai nostri livelli. Credo che entrambi dobbiamo piangerci un po' addosso per quello che erano gli obiettivi di inizio campionato. Il Carpi sorride di più perché comunque sia in una zona di classifica che gli permette ancora di poter fare qualcosa di importante. Noi invece dobbiamo riflettere su tutto. Parlato direttore giustamente di budget importante vostro, sull'ottica del mercato che si riaprirà a dicembre, avete già fatto dei ragionamenti su come muovervi sia in entrata che eventualmente in uscita, insomma, visto che avete investito tanto. Sì, cioè ancora non l'abbiamo fatti, ma la riflessione che facevamo domenica per domenica, dopo questa partita, deve essere proprio una riflessione che va verso la direzione che lei ha detto, dobbiamo assolutamente fare tutte queste valutazioni. È uscita una voce di mercato anche che riguardava Boccalon, che tra l'altro qui a Carpi ha giocato 11 anni fa, nel 2012, in Lega Pro, che poteva di nuovo interessare Carpi, insomma è arrivato Sinceramente io qualche non ho avuto richiesta. nessuna richiesta da parte del Carpi, quindi io personalmente non so se l'area tecnica, ma sicuramente se ci fosse stata l'avrei saputo. Grazie Grazie a direttore, tutti. grazie a lui. Raccontarci fuori della
Attenzione, attenzione. Il presidente Claudio Lanzaretti e la società, l'associazione Calcio Carpi, tutta, dando il benvenuto agli amici di Avis, una partnership nata dalla reciproca simpatia e dal comune forte senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti del territorio. In occasione del 70° anniversario di Avis Carpi, diamo il benvenuto ai membri del consiglio dell'associazione e ai donatori che hanno raggiunto più di 150 donazioni. Donare il proprio sangue è un gesto volontario e non retribuito che fa appello al nostro senso civico di aiuto verso chi ne ha più bisogno. Le donazioni di donatori periodici, volontari, anonimi, non retribuiti e consapevoli rappresentano una garanzia per la salute di chi riceve. Se siete interessati a diventare donatori, entrare a far parte di una grande comunità, consigliamo di visitare il sito. Grazie. Thank you.